Grazie Presidente. La Corte di Appello di Torino, in un procedimento promosso da un gruppo di genitori, con una recente sentenza ha dato la possibilità ai genitori di non partecipare più al servizio mensa, ma di provvedere autonomamente con un pasto preparato da casa. La sentenza evidenzia che il tempo pieno include anche la pausa pranzo, che anche quello è un tempo a scuola, quindi la prassi di far uscire i bambini da scuola e poi riportarli per fargli saltare la pausa pranzo non è corretta, anche perché poi non per tutti i genitori è possibile ritirare i figli da scuola. Inoltre si sottolinea il fatto che il tempo della mensa, il tempo del pranzo, è un tempo anche di socializzazione, è un tempo che fa parte dell'offerta scolastica. Le cause perché anche qui è l'assenza o l'incapacità di ascolto dell'istituzione o la mancanza di un vero cambiamento anche nel servizio essenziale che è il servizio della mensa, perché il tema della qualità della mensa, il tema della povertà di chi non può permetterselo e il tema dell'offerta della mensa è un tema che non sempre viene affrontato, anche perché anche in Emilia Romagna abbiamo alcuni casi, come sottolineato nel rapporto di Save the Children 2015, non tutti a mensa, in cui abbiamo una grande varietà di offerta e in alcuni casi, come il Comune di Modena, vengono esclusi i figli genitori morosi, che non pagano, oppure nel Comune di Rimini, dove non vengono date fasce di esenzione di pagamento o di riduzione del pagamento per situazioni di disagio socio-economico. Ecco, anche in Emilia-Romagna dobbiamo affrontare questo problema perché la sentenza vale per tutti e quindi chiediamo se la Regione non ritiene opportuno promuovere subito un tavolo in cui Regione, ANCI, Comuni e soprattutto anche genitori valutino come affrontare il problema, anche perché già qualcuno comincia a alzare i muri dicendo che ci sono dei problemi igienici sanitari, visto che le ASL le governiamo noi e vogliamo che questa difficoltà venga superata. Grazie. Sì, grazie Presidente. Beh, sono parzialmente soddisfatto, nel senso che su alcuni temi direi che c'è una concordanza di visione, perché la campagna per l'educazione alimentare la riteniamo importante anche per prevenire il tema dell'obesità e appunto della corretta alimentazione, e quindi questo tema pone il fatto che se i genitori portano il cibo da casa, se il tema non è solo il costo della mensa, è anche un tema di educazione alimentare. Mi dico parzialmente soddisfatto perché noi chiedevamo di istituire subito un tavolo, lei mi dice stiamo attivando i contatti. Quindi quando la politica non è veloce o tace, interviene la magistratura, noi chiediamo di essere veloci in questo caso. Quindi apprezzo la parziale apertura, però poi vogliamo vedere che questi tavoli partano, anche perché il tema comunque è ampio. C'è il tema del caro mense, c'è il tema della qualità, che non sempre è alta, e c'è il tema della possibilità di scelta, quindi le nuove scelte e anche una nuova consapevolezza sull'alimentazione, quindi pasti vegetariani e pasti vegani e salute. Un altro aspetto potrebbe essere quello sicuramente da affrontare in questo contesto, quello dello spreco di cibo, perché anche qui quando andiamo a parlare di mense il tema dello spreco di cibo c'è, ma anche quello eventuale della pratica dell'autogestione da parte dei genitori, di rendere protagonisti i genitori. Io vengo da una realtà dove la pratica dell'autogestione della mensa funzionava fino a poco tempo fa, i genitori si occupavano di acquistare, di contattare i fornitori, di acquistare il cibo, il comune metteva la parte della cucina. Purtroppo questi tipi di esperienza sono molto difficoltose, un po' per la burocrazia, un po' perché non tutti i comuni, non tutte le amministrazioni sono illuminate. Quindi vi chiediamo un'attenzione anche a questo aspetto. L'altro aspetto da mantenere importante è quello che non si creano emarginazione dei bambini, perché il pasto è un momento di socializzazione, quindi chi si porta il cibo da casa non deve essere assolutamente emarginato, ma deve essere un'occasione di scambio di conoscenza per i bambini, e l'altro linee guida di formazione appunto per gli insegnanti per affrontare anche questo tipo di problema. Grazie.